Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla, benvenuti in un video su Fortnite. Oggi ragazzi, partita davvero folle. Raga, perché alla fine io vinco in una maniera che voi non potete capire, raga. È una tecnica quella alla fine folle, quindi guardate il video, raga. Tutto lo dovete vedere. Inoltre iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Poi se volete seguitemi su Instagram, link in descrizione, basta cercare su Instagram FortuGamer. Mi raccomando ragazzi, seguitemi perché a breve prometto che dirò anche su Instagram gli orari delle live. Intanto io vi lascio a sto game. Ok ragazzi, ci siamo. Stiamo andando all'isola di spawn del saccheggio, dato che ormai ho capito che per fare qualche kill in più solo qui si può andare, raga, perché Pinacoli ormai è molto danneggiata proprio dal fatto che c'è sta questa zona vicino. Quindi proviamo, vediamo un po' di curarci, di metterci scudi addosso, perché qui ragazzi tra pochissimo si creerà proprio l'apocalisse. Dobbiamo sfruttare anche il fatto che abbiamo trovato davvero ottime armi. Quindi vediamo un po' il tizio come fa. Sfondo io? Che dici? In realtà la posizione della granata mi spaventava tipo tantissimo, raga. Ho detto, oddio, la granata dove l'ha lanciata, dato che non la vedevo manco più. Vorrei vedere qualche nemico fermo, che dal tetto possiamo farlo. Dai. Ok. Kill un po' da infame, ma sinceramente, per quante volte sono morto io così, frega proprio ben poco. Io ho capito, raga, qua come funziona. Qua te la devi giocare tutto sul fatto che puoi buttarti di nuovo in aria. Si gioca così qua. Il tizio va a Pinacoli? Va bene. Tanto io comunque sarei andato a Pinacoli. Andiamoci a divertire. 35 6 kill non è male, ragazzi. Se facessimo per quando sono 30 persone altre 2 kill, sarebbe ottimo. Il tizio è andato a basket, quindi vorrei... Wow! Vorrei provare a inseguirlo, mo. Poi per come hanno iniziato a fightare, questa cosa finisce sul tetto, quindi io già mi apposto qui, bellino, bellino. Cerco di pigliarmi un po' di vantaggio. Sono entrati? Trentotto, l'abbiamo fatto. C'è una doppietta leggendaria buttata a caso a Pinacoli per terra. Diciamo che questa gente ha gusti molto discutibili. Kg è buono. Davvero buono. Ok ragazzi, ho fatto 300 di ferro perché volevo sostituire aspettate, questo medikit con la slurp. Perché ragazzi, la slurp per quanto mi riguarda è sempre meglio, perché mentre fai un gunfight puoi recuperare vita, invece il medikit te devi fermare per 10 secondi. Ora che ne avessi due, vabbè, so che ripristina tutta la vita e vabbè, però insomma. Bella zia. Proprio easy. E
Lo so, sbagliato. Non perdiamoci d'animo, raga. Questa partita possiamo fare più di 15 kill pure. Quindi io questa me la porto a casa. Ho sbagliato, mi sono fatto la slurp, non volevo farmi la slurp. Vabbè, no. Ragazzi, posso portarmi solo 16 kill a casa se me li faccio tutti, quindi sto... In bot, caro, ma che è? Oh, ma questo c'ha l'aimbot, rega, ma scusatemi un attimo, ma che cacca, Gesù, no, ma te c'hai l'aimbot che fa paura, zì, ma non pigliarmi per il culo, ma manco Pamage, ma manco Ninja, zì. Ho levato la doppietta per prendere il fucile di precisione. Arma che non so utilizzare. Rispetto alla doppietta... Cioè, beh. L'ho voluto fare perché voglio provare a fare l'ultima kill con il fucile di precisione. C'era un IV leggendario che mi chiamava e quindi non ho potuto dire di no. Portiamoci a casa sta partita, raga.
Let's fucking go! Staccia nella tempesta! Staccia nella tempesta! Porca miseria! Avevo capito subito che non potevo farmelo, perché Wagyu aveva una precisione folle sto tizio. Era molto molto bravo, raga, aveva una precisione che faceva paura. Mi ha cominciato a levare vita quando ho visto che, raga, mi ha azzeccato roba come mi aveva lasciato 70 di vita. Ho detto no, sono morto. Poi ho visto che lui restava sotto, raga. In quel momento ho detto devo bloccarlo nella tempesta, perché la tempesta, raga, stava, cioè la safe era sulla montagna. Se restavo sopra non lo facevo salire. Quindi ragazzi, il video di oggi si conclude qui. Mamma mia, che casino, una vittoria così non l'ho quasi mai vista. Quindi GG per noi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Poi se volete seguitemi su Instagram, link in descrizione. Basta cercare su Instagram Fortitude Gamer, mi trovate sicuramente. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.